Grazie Presidente, grazie Ministro. Abbiamo ascoltato con attenzione, signor Ministro, la sua relazione e il fatto che anche lei nelle repliche abbia dato atto, parole sue, che la nostra giustizia è in condizioni drammatiche, ha mosso dentro di noi una consapevolezza. Finalmente un Ministro della Giustizia che ha il coraggio di dire come stanno realmente le cose. Di questo la ringraziamo. La logica conseguenza di questa sua considerazione, che purtroppo, ahimè, noi condividiamo, è che questa maggioranza di governo ha una responsabilità estremamente importante sul tema della giustizia. La giustizia risponde a esigenze primarie dei cittadini, ma direi degli esseri umani. Non serve scomodare Foscolo con nozze, tribunali e dare per ricordarci che siamo paese culla del diritto. Le 12 tavole hanno 2500 anni e da culla del diritto non vogliamo certamente diventarne la bara. Allora, io credo che il governo abbia intrapreso la strada corretta, che è quella di un mutamento di campo di natura antropologica. Non veniamo da una stagione in cui le vittime venivano trattate da colpevoli e i colpevoli da vittime. Veniamo da una stagione in cui si sono tentate riforme della giustizia di natura strombazzatamente epocale, che poi in realtà diventavano dei topolini normalmente a costo zero. Dobbiamo cominciare finalmente ad approcciare la giustizia con una corretta visione antropologica. Non possiamo più permetterci una giustizia che dà ragione a tutti e finisce così con il non dare più giustizia a nessuno. Non possiamo più permetterci una giustizia che deve servire o agli avvocati o ai magistrati o agli operatori del diritto. La giustizia deve essere al servizio dei cittadini. Questo capovolgimento antropologico passa attraverso un sentimento molto chiaro che attraversa i nostri cittadini, dall'anziano truffato e scippato, al bambino malmenato all'asilo, dalla ragazzina costretta a sposare un uomo molto più vecchio di lei, fino alla banalissima lite di condominio, che pure è capace di muovere nell'animo delle persone sofferenze anche molto profonde. Condividiamo con lei la prospettiva, come dicevo, e partiamo da un principio che, per quanto riguarda il diritto penale, così recita: certamente l'umanità è il recupero verso chi sbaglia, ma chi sbaglia paga. Nel diritto civile esiste chi ha torto e chi ha ragione. Allora, venendo ai temi che lei ha trattato, in particolare ci riconosciamo nella problematica della lentezza della giustizia. Allora, offrire una celerità di risposta deve essere esigenza primaria dell'azione di governo e condividiamo con lei questa volontà, come condividiamo la necessità di una preparazione perché la giustizia sia, oltre che rapida, anche efficiente e di grande qualità. Questo potrebbe ad esempio passare anche dalla preparazione multidisciplinare con una formazione congiunta tra l'avvocatura, la magistratura e gli altri operatori del diritto, in modo che si parli la stessa lingua, si condividano le stesse prospettive. Certamente la giustizia deve essere una giustizia di prossimità e la ringrazio per aver citato questo item nel suo discorso, che abbiamo ovviamente condiviso in modo molto concreto. Come è stato detto, è un cammino, lei stesso ha avuto l'onestà di riconoscerlo e noi la vogliamo sostenere ed affiancare in questo cammino perché per il cittadino sia sempre più facile e agevole ricorrere agli uffici giudiziari. Devo dire che personalmente mi è molto piaciuto il richiamo anche alla solennità e all'autorevolezza dei luoghi dove la giustizia viene amministrata, perché non è la stessa cosa, anche per il cittadino, vedere lo iuris dicere in un luogo confacente, solenne, che richiami appunto le tradizioni ultrabimillenarie del nostro paese, piuttosto che esercitare la giustizia in uno scantinato. Per quanto riguarda... Chiedo scusa Presidente, faccio fatica, non vorrei urlare, c'è un po' di brusio se è possibile.
Io posso anche invitare a un maggior silenzio, solitamente deve aumentare ancora di più per essere comunque ascoltata. Lo faccio nel rispetto del suo intervento. Alzo il volume. Grazie, senatore. Grazie a lei, scusi Presidente. Allora, per quanto riguarda, dicevo, il processo civile e la riforma che lei ha accennato, vorrei darle la certezza che come gruppo Lega al Senato siamo pronti a collaborare con lei e a dare tutto il nostro contributo perché la riforma sia il più possibile ampia, condivisa e vada incontro alle esigenze dei nostri cittadini. Così come per quanto riguarda il processo penale, siamo assolutamente convinti della necessità di trovare un contemperamento tra l'esigenza della certezza della pena e la ragionevole durata del processo, entrambi principi costituzionali e inderogabili. Siamo altresì convinti della funzione anche espiativa della pena, perché è vero che la pena ha una funzione rieducativa, ha mille funzioni, ma c'è anche una funzione espiativa. E su questo sono ben contento di sottolineare il successo che lei pure ha già citato per il rientro in Italia del terrorista internazionale Cesare Battisti. E per quello che può riguardare l'atteggiamento del gruppo Lega sul punto, siamo stati ben contenti che ministri della Repubblica siano andati all'aeroporto a mostrare la presenza dello Stato che finalmente, dopo anni di prese in giro, è stato in grado di fare giustizia. Le ricordo anche, ma non ce n'è bisogno, alcuni altri procedimenti legislativi che sono in corso, quello della legittima difesa che sta arrivando a destinazione alla Camera dei Deputati, quello della riforma del rito abbreviato che pure sta arrivando a definizione e il cui iter è in avanzato stato, perché finalmente non siano più previsti sconti di pena a chi si è macchiato di delitti efferati, questi sconti di pena non possono essere automatici. Le ricordo anche la riforma del diritto di famiglia che è già stata citata anche dal senatore Pellegrini, perché è indispensabile dare risposte in una materia così delicata ai nostri cittadini. Io mi avvio a concludere, signor Ministro, non senza citare il ruolo fondamentale della polizia penitenziaria che dipende dal suo Ministero, alla quale va tutta la nostra gratitudine per l'impegno quotidiano, oserei dire quasi missionario, che gli agenti di polizia penitenziaria si trovano a svolgere, svolgendo sia la funzione che è loro propria, cioè quella della custodia dei detenuti, ma anche quella alle volte dello psicologo, alle volte devono fare anche il prete, devono fare praticamente qualunque cosa. Sono uomini eccezionali, facciamo in modo che il loro lavoro sia ancor di più reso sicuro e che possano lavorare con piena serietà e nel pieno possesso di quello che loro spetta nello svolgere la loro funzione. Concludo, signor Ministro, con un auspicio, che è questo. La responsabilità di cui ho fatto cenno all'inizio è davvero una responsabilità importante che abbiamo. Lei ha parlato di interlocuzione costante con il Parlamento, le crediamo, perché lei è stato prima nella legislatura che ci ha preceduto su questi banchi e credo lei come noi aveva il desiderio di poter portare idee, intuizioni, proposte per migliorare davvero la vita dei nostri cittadini e per fare della giustizia italiana quel fiore all'occhiello che tutti noi vorremmo fare. Allora consideri nel Parlamento e particolarmente nel gruppo del Senato un suo prezioso alleato con il quale condividere i passaggi. Siamo con lei, grazie Ministro. A tal proposito quindi annuncio il nostro voto favorevole a nome del gruppo Lega Salvini Premier PSDAZ alla risoluzione numero 2. Grazie Ministro. Grazie.